La nostra Befana Piazza eh, Mercato conclude il Natale a Napoli. Un Natale che è stato davvero lungo, pieno di eventi, di manifestazioni, di musica, di cultura e che ha avuto il clou nei quattro giorni eh, di Capodanno. La Befana è un bellissimo ritorno un ritorno nella sede in cui tradizionalmente si è sempre fatta la fiera della Befana quest'anno con una forte imprinting istituzionale Dopo i quattro giorni del Capodanno a Napoli l'Epifania si festeggia per tre giorni a Piazza Mercato e in Piazza del Carmine facendo anche da conclusione per questa edizione natalizia di Vedi Napoli e poi torni dal 3 al 5 gennaio ci saranno il villaggio della Befana con la fiera del giocattolo e della calza, le bancarelle di giocattoli e dolci, la notte di. Bianca tra il 5 e il 6 gennaio e il concerto della Notte Bianca con Valentina Stella. Come assessorato eh, alle attività produttive e turismo e la seconda municipalità abbiamo coinvolto molte associazioni del territorio: da Cultura Musicant a Fondazione Comunità del Centro Storico di Napoli a Soggioca, al Consorzio delle Botteche Tessili, al Consorzio Antico del Borgo Refici, alle parrocchie di quel territorio. Sono coinvolti i commercianti e veramente io penso che sia il suggello, la chiusura. Eh, migliore del Natale a Napoli verrà contemporaneamente all'altro Evento che noi pure abbiamo voluto sostenere, che è Sanità Tattà, anch'esso un evento molto radicato nel territorio della Sanità e dei Vergini, che torna dopo alcuni anni, sostenuto da noi, dalla terza municipalità, e, e ci sarà musica per una parte della notte tra il 5 e il 6 gennaio, musica in tutto il quartiere della Sanità, davvero un altro modo entusiasmante per concludere appunto il Natale a Napoli.